posto centrale, oppure non so, adesso sono un momento di difficoltà. Il secondo progetto che dà il sottotitolo alla nostra manifestazione, perché abbiamo detto mobili e tradizioni di architetti. Queste sono le tradizioni. Tradizioni, una grande tradizione è lo spaventapasseri. Si trovavano in campagna i nostri contadini, mettevano i spaventapasseri nelle campagne per non far andare a peccare i semi o i frutti del lavoro duro degli agricoltori. E direi di lasciare spazio subito all'ideatore del mese di spaventapasseri, che è una manifestazione nazionale, che ha avuto origine nel 2006, sbaglio? No. Quindi sono già 6 anni che viene portata avanti questa manifestazione, lo stand by che ci perseguita. Il critico d'arte Giuseppe Salerno, grazie. Vi presenterò brevemente la storia di questa iniziativa. E nel 2006 realizzai a Roma, al Parco della Musica, una prima esposizione di spaventapasseri. L'occasione fu data da una fiera del verde, la prima che si inaugurò all'interno della città di Roma. Quindi in quell'ambito invitai 17 artisti a realizzare degli spaventapasseri. L'intento non era quello di ripercorrere il vecchio utilizzo dello spaventapasseri che allontana gli uccelli, ma era quello di portare lo spaventapasseri in città, quindi in un tessuto urbano, per reclamare la propria terra. Quindi per in qualche modo avviare un processo che portasse a un più equilibrato rapporto tra l'ambiente costruito, quello artificiale, e quello naturale, quello fatto di verde e di fiori. Ecco, quindi è uno spaventapasseri che in una seconda edizione che si realizzò l'anno scorso, l'iniziativa assunse il titolo Ridateci la terra, 50 spaventapasseri scendono in piazza. Questa fu realizzata a Fabriano e successivamente i 50 spaventapasseri, opera di questi 50 artisti, scesero a Roma nelle vie di Trastevere. Quindi fu un impatto, come potete immaginare, assai forte. Ecco, quindi sulle strade asfaltate questi spaventapasseri reclamavano la propria terra. E il successo di queste iniziative poi mi ha spinto quest'anno a lanciare l'iniziativa a livello nazionale. A livello nazionale l'invito è stato rivolto ad associazioni, ad artisti, a persone comunque amiche che condividevano chiaramente questa visione delle cose. E l'appello, sono molto felice che sia stato accolto in primis da due località, San Ginesio e il Borgo di Calcata, che a queste tematiche sono estremamente sensibili, perché parliamo di due paesi insigniti anche della bandiera arancione, che è proprio un indice, voglio dire, di attenzione particolare nei confronti dell'ambiente, oltre che un indice anche di ricchezza di luoghi, ricchezza di patrimonio e ricchezza di uomini. Sono 14 le località sui manifesti che qui abbiamo visto, ne sono indicate 11, perché altre 3 si sono aggiunte successivamente. Quindi Sassoferrato, poi adesso non mi ricordo quali mancavano in questo elenco, comunque sono 14. L'idea è quella di costruire, intanto per San Ginesio devo ringraziare l'amico scultore Luigi Ferretti, perché è lui la persona sensibile.
E lui è la persona sensibile che già dall'anno scorso ha partecipato a questa iniziativa con una sua opera e che si è adoperato presso un'amministrazione evidentemente altrettanto sensibile, ma questo è già è testimoniato dall'essere questo comune bandiera arancione, e che si è adoperato immediatamente per accogliere l'iniziativa. L'idea è quella di, ripetendo l'iniziativa negli anni a venire, di aggregare sempre più intorno a questo, a questi spaventapasseri che divengono simbolo quindi di una qualità diversa della vita, di aggregare intorno a queste opere iniziative collaterali legate alle tematiche sempre dell'ambiente, quindi associazioni ambientaliste, animaliste, ogni apertura nei confronti di energie alternative, quindi affiancare momenti di incontro, di dibattito, di sensibilizzazione fondamentalmente di tutti noi. Non ho ancora visto gli spaventapasseri in esposizione qui a San Ginesio, però sono stato fortemente colpito dalle due opere che qui testimoniano l'iniziativa. Questa è veramente splendida perché è un'opera nella quale c'è il senso da una parte della memoria, perché questi cassetti sono dei contenitori, quindi sono dei contenitori certamente di vissuto, contenitori del passato, però allo stesso tempo vedo un orologio senza lancette e quindi è anche quell'essere fuori al tempo. E quindi è un'opera ricca di contenuto e fortemente cattivante, perché tutto ciò che è fuori dal tempo, tutto ciò che è divenuto memoria e che in qualche modo è parte di noi, è qualche cosa di fronte a cui non si resta assolutamente insensibili e impassibili. Ecco, quindi su questa iniziativa non ho altro da dire se non che nella massima autonomia ogni località d'Italia che ha aderito a questo mese degli spaventapasseri ha gestito nella massima autonomia le iniziative che ha portato avanti. Devo dire che ci sono, ogni comune si è attivato in modo diverso, con coinvolgimenti diversi. E da Bologna arriviamo giù a Corigliano Calabro, passando per Roma, per Viterbo, per Calcata, e quindi è un'iniziativa che sicuramente rende merito ai primi 14 comuni che hanno aderito. Il prossimo anno ci auguriamo e siamo certi che questi diventeranno molti, molti di più. Grazie. Aspetta. Adesso, come avevamo previsto, ci sarà lo scambio fra Calcata e San Ginesio, quindi prego ancora il critico Salerno di interloquire con Calcata in modo tale di farci raccontare un po' di ulteriori dettagli di questa iniziativa che, come avete sentito, è molto interessante e intensa. Grazie. Adesso apriamo subito il collegamento. Beh, posso farvi una premessa per quanto riguarda Calcata, cioè il fatto che Calcata e San Ginesio abbiano immediatamente aderito a questa iniziativa mi rende particolarmente orgoglioso, perché Calcata in realtà in qualche modo è nel mio cuore da 30 anni, cioè un luogo splendido, ma voglio dire, dico splendido come il sindaco o Luigi Ferretti, che conosco bene, parlano altrettanto di San Ginesio. L'Italia è ricca di luoghi splendidi, però è soltanto l'amore che ciascuno di noi nutre nei confronti dei luoghi che fa sì che questi luoghi si possano salvare da una distruzione che ha colpito in certi decenni tante altre realtà. Ecco, quindi abbiamo la fortuna
di vivere o condividere la nostra esistenza con luoghi veramente incredibili. E quindi oggi che una sensibilità è cresciuta intorno a queste tematiche, ancora di più ci dobbiamo adoperare per salvarli, per valorizzarli e per far sì che questi luoghi diventano luoghi anche di economia forte. Ecco. E Calcata è un borgo medievale che però affonda le sue radici nel Paleolitico. Ci sono testimonianze importanti nella valle del Treia, su cui insiste questo masso tufaceo su cui si erge Calcata. Quindi è una visione dal basso bellissima. Calcata non è alta, sono 186 metri, però insiste all'interno di questa valle, per cui dal fiume guardare Calcata e vedere una crocora, un masso tufaceo su cui si erge questo paese, la cui architettura è un'architettura povera, un'architettura spontanea. Sono aggregazioni successive intorno a un castello e intorno a una chiesa. E le case sono strapiombo sulla valle e il paese è circondato per tre quarti da un fiume. Quell'area che comprende Calcata è un parco, il parco suburbano della Valle del Treia. È un luogo che è meta di turismo, è un luogo che è abitato da tantissimi artisti. Dicevo che Calcata è una mia, in qualche modo è nel mio cuore da 30 anni, perché quando arrivai a Calcata il paese era pressoché disabitato. C'erano ancora una decina di persone allora ultra ottantenni che poi hanno lasciato il posto a persone venute un po' da tutto il mondo. Ci sono molti stranieri e una larga popolazione anche di romani. In quegli anni io iniziai a dedicarmi alle attività di natura culturale e creai delle gallerie, dei luoghi di esposizione e di aggregazione, e oggi più di 30 artisti vivono o operano nel borgo di Calcata. Quindi questo per darvi un'immagine di quest'altro luogo, anch'esso bandiera arancione. Ci sentiamo? Sì. Buongiorno. Ecco, abbiamo dall'altra parte uno degli assessori del borgo di Calcata, una presenza rosa oggi, sembra che sia. E Calcata lei è già da alcuni anni, quindi ho anticipato forse parte del tuo intervento raccontando quella che è un po' la storia della Calcata, del borgo di Calcata, la storia più recente legata all'arte e legata comunque a presenze che vengono da tutto il mondo. E San Genesio è un luogo splendido che io stamattina ho visto solo in parte, ma è un posto incredibile. E quindi per me è un piacere essere qui, pur essendo innamorato di Calcata, come sai. A te sì. La parola. Sì, grazie, buongiorno a tutti, un saluto particolare al sindaco, a tutti gli autorità presenti, al preside dell'istituto, e un saluto particolare a Giuseppe Salerno, che comunque è sempre lì in questa amministrazione e meglio di me ha illustrato Calcata e mi ha fatto conoscere Calcata quanti, sempre vicino comunque a queste iniziative che fanno sì che la cultura di certe cose, piccole ma grandi, non venga mai dimenticata.
Siamo spiacenti di non poter essere presenti fisicamente, ma eccoci qua. Il sindaco non è presente, ma vi saluto in maniera particolarmente calorosa. A te, Peppe, aiutami. Grazie. È un problema di collegamento. Sì, forse c'è un problema di collegamento, io non vi Ecco, sento. adesso sentiamo la tua voce. Mi auguro che quello che ho detto non sia andato perso. Giuseppe? E c'è ancora un problema su video. In ogni caso, penso che a questo punto ti possiamo ringraziare per il saluto da parte dell'amministrazione. E se il nostro sindaco vuole da parte sua, ecco, abbiamo il sindaco di San Genesio che ti rivolge un saluto. Grazie. Assessore, buongiorno. Buongiorno a lei, Sindaco. I miei più cari saluti e i saluti di tutta l'amministrazione comunale di Calcata. Certo, grazie. Ci sarebbe piaciuto, forse se non lo utilizzo, o lo tengo lontano. Ci sarebbe piaciuto avervi qui oggi, anche perché la presentazione ci ha fatto immaginare un posto meraviglioso, un posto quasi fiabesco. E è un recupero importante, cosa che per i nostri paesi è fondamentale. Noi probabilmente con lo stesso vostro impegno ci stiamo adoperando affinché le nostre diciamo, peculiarità ambientali, culturali, artistiche abbiano nel tempo il successo che l'impegno ha avuto nel vostro paese. Per cui io me lo faccio da solo l'augurio, Assessore. Speriamo di poter seguire la strada che ha seguito Calcutta con lo stesso successo. Sono io che faccio l'augurio a voi, non solo, e quanto prima spero che potremo incontrarci personalmente in maniera da mettere insieme le nostre idee e fare un percorso insieme, perché no? Certo, visto che siamo bandiera arancione come lo siete voi, sarebbe auspicabile scambiarci delle esperienze. Ma adesso non la faccio lunga perché il collegamento crea qualche problema, però insomma sentiamoci perché ho ascoltato delle cose estremamente interessanti. Grazie, Assessore. Grazie Grazie.